andiamo a vedere qual è il titolo nel mirino della settimana con Enrico J. Eccolo qua, aspettavo proprio che apparisse in sovrimpressione perché l'onza, così evoca qualcosa da mangiare, ma in realtà non parliamo assolutamente di industrie alimentari, ma dell'industria chimica, perché l'Onza Group è un gruppo appunto dell'industria chimica con sede a Basilea in Svizzera e si occupa principalmente di chimica farmaceutica e biofarmaceutica. Come sempre ti chiedo perché questo titolo, prima di andarlo a vedere graficamente, Enrico. Allora, è Allora, è un un titolo titolo innanzitutto innanzitutto patrimonializzato, patrimonializzato importante, importante, che che ha ha oltre oltre 120 120 anni anni di di storia storia ed ed è è un un titolo titolo che, che, come come tutto tutto il il settore, settore, ha ha pagato pagato moltissimo, moltissimo, più più degli degli indici, indici, ed ed è è un un titolo titolo che che tutti tutti quelli quelli che che sono sono titoli titoli nell'ambito nell'ambito come come farmaceutici e farmaceutici e così così via via tendono tendono ad ad essere essere anticiclici, anticiclici, ossia ossia in in momenti momenti di di possibile possibile ipotetica ipotetica recessione. recessione. Tendono Tendono a a performare performare meglio meglio di di quelli quelli che che sono sono i i propri propri indici indici di di riferimento. riferimento. In In questa questa fase fase nella nella quale quale appunto appunto c'è c'è questa questa paura paura di di recessione recessione o o stagnazione, stagnazione, comunque comunque di di rallentamento, rallentamento, se se non non di di rallentamento rallentamento dell'economia, dell'economia, titoli titoli farmaceutici farmaceutici come come anche anche alimentari alimentari possono possono essere essere molto molto interessanti. interessanti. E E l'Onza l'Onza è è un un titolo titolo che, che, come come dicevo, dicevo, rispetto rispetto al al suo suo indice indice di di riferimento, riferimento, siamo siamo anche anche in in Svizzera. Svizzera. È È un un titolo titolo che che ha ha perso perso molto molto e e quindi quindi adesso, adesso, nel nel momento momento in in cui cui gli gli indici indici potrebbero potrebbero rallentare rallentare la la discesa, discesa, l'Onza l'Onza si si troverebbe troverebbe già già molto molto più più in in basso basso rispetto rispetto ai ai suoi suoi massimi, massimi, quindi quindi potrebbe, potrebbe, secondo secondo me, me, ripartire ripartire con con più più forza. forza. Quindi Quindi c'è c'è sia sia un un qualcosa qualcosa di, di, chiamiamola chiamiamola così, così, analisi analisi fondamentale, fondamentale, anche anche se se l'analisi l'analisi fondamentale fondamentale seria seria è è qualcos'altro qualcos'altro e e non non quello quello che ho che ho detto detto io. io. Cercavo Cercavo solo solo di di dare dare qualche qualche spunto spunto in in generale, generale, ma ma soprattutto soprattutto analisi analisi tecniche, tecniche, quindi quindi i i grafici, grafici, cioè cioè il il prezzo prezzo fondamentalmente fondamentalmente è è quello quello che che è. è. Per Per cui cui credo credo che che l'Onza l'Onza possa possa essere essere interessante. interessante. Possiamo Possiamo anche anche cominciare cominciare a a vedere vedere il il primo primo dei dei grafici grafici che che ho ho preparato, preparato, dove dove ho ho inserito inserito direttamente direttamente subito subito anche anche la la griglia griglia di di Fibonacci, Fibonacci, che che ci ci mostra mostra qualcosa qualcosa di di interessante. interessante. Ci Ci mostra mostra sia sia come come dai dai massimi massimi del del 2021 2021 in in area area 780 780 franchi franchi svizzeri, svizzeri, oggi oggi si si sia sia poco poco sopra sopra i i 500, 500, quindi quindi già già c'è c'è stata stata sicuramente sicuramente una una discesa discesa importante. importante. Vediamo Vediamo come come durante durante la la discesa, discesa, il il livello livello che che io ho io ho iniziato iniziato con con l'area l'area in in giallo giallo, corrispondesse corrispondesse a a un un triplo triplo minimo minimo all'inizio all'inizio del del 2022, 2022, quindi quindi un un livello livello toccato toccato tre tre volte, volte, poi poi il il prezzo prezzo è è risalito, risalito, poi poi è è tornato tornato di di nuovo nuovo a a scendere scendere e e proprio proprio a a inizio inizio mese mese qui qui siamo siamo sui sui veli, veli, quel quel livello livello non non ha ha più più retto retto come come supporto, supporto, quindi quindi alla alla quarta quarta volta volta il il prezzo prezzo ha ha schiantato, schiantato, ha ha tagliato tagliato veramente veramente come come il il burro burro quel quel livello. livello. E E quindi quindi quel quel livello livello possiamo possiamo considerarlo considerarlo come un come un livello livello focale focale importantissimo, importantissimo, e e quindi quindi dando dando l'estensione l'estensione dai dai massimi massimi fino a fino a quel quel livello livello area area 100 100 di di Fibonacci, Fibonacci, vediamo vediamo che che l'estensione l'estensione successiva, successiva, quindi quindi il il livello livello aureo aureo è è 718, 718, quindi quindi 1 1 al al quale quale aggiungiamo aggiungiamo un un altro altro 718, 718, andrebbe andrebbe a a corrispondere corrispondere all'incirca all'incirca ad ad area area 450 450 franchi franchi svizzeri, svizzeri, che che è è un un livello livello che che secondo secondo me, me, con con ancora ancora un un po' po' di di debolezza debolezza sui sui mercati mercati potrebbe potrebbe essere essere raggiunto. raggiunto. E E 450 450 franchi franchi svizzeri svizzeri sono sono un un livello livello chiave chiave e e lo lo vediamo vediamo nel nel grafico grafico successivo. successivo. Ok, E adesso lo andiamo a perché recuperare. nel Nel grafico grafico successivo, successivo, si si evidenzia evidenzia, che che quel quel livello livello dei dei 450 450 franchi franchi svizzeri svizzeri risulta risulta essere essere un un livello livello supportivo supportivo importantissimo, importantissimo, doppio doppio e e di di medio medio periodo. periodo. Perché? Perché? Perché Perché la la retta retta orizzontale orizzontale ci ci mostra mostra come come quel quel livello livello a a giugno giugno del del 2020 2020 fosse fosse un un livello livello di di resistenza, resistenza, poi poi rotto rotto al al rialzo rialzo e e retestato retestato dove dove c'è c'è la la freccia freccia rossa, rossa, al al centro centro del del grafico, grafico, retestato retestato come come supporto, supporto, quindi quindi è è un un livello livello dal dal quale quale il il prezzo prezzo è è ripartito. ripartito. E E vediamo vediamo anche anche la la trend trend line line dinamica, dinamica, quindi quindi quella quella obliqua obliqua che che accompagna accompagna nel nel corso corso degli degli anni anni dal dal 2018 2018 in in poi, poi, la la salita salita del del prezzo, prezzo, la la sua sua estensione estensione naturale naturale a a destra destra del del grafico grafico va va a a coincidere coincidere con con quella quella orizzontale orizzontale e e entrambe entrambe vanno a vanno a coincidere coincidere proprio proprio con con il il livello livello di di Fibonacci Fibonacci in in maniera maniera precisissima. precisissima. Vediamo Vediamo che che siamo siamo anche anche a a 448, 448, quindi quindi diciamo diciamo che che 450 450 franchi franchi svizzeri svizzeri sono sono un un livello livello sentito sentito dalla dalla griglia griglia
Fibonacci, quindi da quel livello aureo che sembra essere il respiro dell'universo e di tante cose, ma poi in maniera più sostanziale, anche una doppia area di supporto di lungo periodo, per cui io sono convinto che quel livello sia raggiungibile, sono anche convinto che quel livello probabilmente sarà sentito dal grafico e potrebbe dare una importante area per l'acquisto di medio periodo, ricordandoci che 780-450 sarebbe sicuramente una discesa, secondo me, più che sufficiente per far partire Lonza. Lonza, quindi lo mettiamo nella nostra watch list e soprattutto nel bouquet dei nostri titoli nel mirino, che sono sempre poi disponibili sul nostro canale YouTube, quindi potete anche andare a rivedere quelli passati, ovviamente analisi fatte settimana per settimana. Ottimo Enrico, grazie.